Oggi il tuo quartiere ha ricordato un grande personaggio che è stato Guido Raffaelli, detto Ciuffino, che è stato un grande capitano, forse il più grande capitano del quartiere Rossoverde e anche della giostra in generale, perché era davvero una figura carismatica che colpiva non soltanto i quartieristi ma anche gli avversari. Tu l'hai definito un mito, ho letto oggi nel comunicato stampa che hai diffuso. Mi vuoi dire che ricordo conserverai di Sì, lui? innanzitutto io penso che oggi sia un giorno di lutto per tutta la giostra, non solamente per il quartiere di Porta Crucifera. Io sono cresciuto a pane e ciuffino, insomma, per dirla così. Per me è stato e sarà sempre il mio capitano e mi ha dato molto, soprattutto quando sono stato nominato io capitano, ho avuto questo onore, sono voluto andare subito da lui a parlare. E è riuscito a trasmettermi la sua passione e a dare quei due o tre consigli utili per poter affrontare la piazza in maniera serena. Logicamente ai suoi livelli non c'è mai stato e non ci sarà mai nessuno, però avere lui accanto a me anche al campo prova, quando veniva il fine settimana insieme al figlio Rodolfo a trovarci in Piazza Grande, quando veniva appunto alle prove a Qui stiamo vedere, vedendo, mandare le tra l'altro, delle prove. immagini d'archivio che sono molto, molto belle, molto suggestive. Sì, io tra l'altro questo copricapo che sta indossando in questo momento, chiesi proprio il permesso a Ciuffino di poterlo indossare nella giostra, perché era il suo primo copricapo e per me indossarlo era e è un onore, insomma. Quindi la cosa che veramente mi è dispiaciuta, avrei avuto piacere a portarlo con me in piazza per la giostra straordinaria, però purtroppo il suo stato di salute non glielo permetteva. Io credo che il mondo della giostra oggi perde un personaggio che mai più ritroverà. Nato il 18 maggio del 1932, i funerali si svolgeranno domani alle 15 alla Pieve e ovviamente la redazione di Block Notes, ma di tutta Teletruria, si unisce alle condoglianze per la famiglia. Posso chiederti, Niccolò, visto che la giostra è in movimento, Sì. no? Qui prima di te sono venuti i rappresentanti di Porta Sant'Andrea, di Porta Santo Spirito, di Porta del Foro, insomma, soprattutto Sant'Andrea e a Porta del Foro, qualche movimento c'è stato, a Colcitrone invece com'è la Ma situazione? senti, allora Dacci qualche news il di Radio mercato Giostra. giostresco, al contrario di quello calcistico, non ha date, non ha scadenze, quindi non è che ci sono delle date ben definite. Sì, sicuramente Radio Giostra. C'è qualche Qualche rumors, indiscrezione, si sì. parla di qualcosa. Certo, non siamo immobili, questo è poco ma sicuro, anche perché comunque siamo usciti male dalle giostre quest'anno, probabilmente siamo il quartiere che è uscito sicuramente con le ossa più rotte e quindi dobbiamo provare a fare qualcosa. Non ci scordiamo che comunque i quartieri hanno altri fini sociali, non certo quelli di lucro né tantomeno di ingaggi stratosferici. Quindi un quartiere, lo scopo sociale di un quartiere appunto è quello del sociale, comunque della beneficenza e tutto. E quindi se c'è la possibilità di andare a prendere, comprare o trattare giostratori, allenatori, che dir si voglia, di altri quartieri, ben venga. Se non ci saranno le possibilità, penso che comunque Porta Crucifera nei momenti di difficoltà ha trovato comunque la forza per risollevarsi con le proprie forze. La domanda quindi è: Andrea Carboni potrebbe arrivare in Andrea Carboni, chi Rossoverde era da Porta costui? del Foro? Andrea Carboni è un Figlio di sì. cotanto padre e nipote anche di tanto zio, voglio Andrea dire. Carboni è un ragazzo che io conosco come giostratore di Porta del Foro, non l'ho conosciuto tanto, è un ragazzo che stimo moltissimo, secondo me è un ottimo professionista, è un ragazzo che investe tanto nei cavalli, che sa andare molto bene a cavallo, che ha ampi margini di miglioramento, che è attualmente sotto contratto, ahimè, con un altro quartiere. E in quell'ahimè, noi abituati a fare il mercato dei calciatori, ci possiamo costruire qualsiasi cosa. Dirigente calcistico. Ahimè, è sotto contratto con un altro quartiere, sicuramente è un giostratore che
vedrei molto bene con altri tipi di colori addosso. Poi detto questo, hai già detto molto. Ti chiedo solo se Vernaccini è un rimpianto per Porta Crucifera. Ma Vernaccini, Nicola, innanzitutto è un amico, devo dire, e sono molto un grande tifoso dell'Arezzo. Grande lui. Tifoso dell'Arezzo, è vicino di casa, tra l'altro, dei miei genitori, io dove stavo io fino a poco tempo fa. Quindi è un amico. Sono sinceramente contento del suo successo. Sinceramente. Con Porta Crucifera io, quando si è separata da Vernaccini, non ero all'interno del consiglio, quindi non conosco le dinamiche, non posso giudicare. Io sono anche dell'idea che non in tutti i quartieri magari uno riesce a trovare la propria strada, e magari Vernaccini non avrebbe fatto le stesse cose a Porta Crucifera, certo, così come essere. Probabilmente Vannozzi magari non le avrebbe fatte da altre parti. Quindi sono contento per Andrea, sono contento che sia maturato e che abbia avuto comunque il riscontro in piazza che ha avuto, e va bene così, insomma. Grazie Nicolò, un grande in bocca al lupo e buon lavoro anche per il tuo quartiere.